Sono Daniele Marconcini, il governatore del Distretto Italia di Filitalia International, un'organizzazione di italoamericani che ha la sua base a Filadelfia. Oggi abbiamo fatto il primo direttivo nazionale per porre le basi per creare anche in Italia una fondazione. Noi abbiamo degli scopi ben precisi. Il primo scopo è quello di valorizzare i giovani e la loro formazione. Quindi noi abbiamo attivato uno scambio di giovani che sarà tra gli Stati Uniti e l'Italia e viceversa, però tenendo presente poi in un futuro prossimo anche degli scambi che comportino anche delle visite oltre che nel nord del mondo, anche nel sud del mondo, nelle aree diciamo meno sviluppate. Noi vogliamo praticamente creare una coscienza sulla globalizzazione e fare in modo che le giovani generazioni vengano ben presente dove andrà questo mondo. La cosa importante, e la cosa che ritengo di eccezionale rilevanza, è il fatto che un gruppo di emigranti negli Stati Uniti abbiano deciso di finanziare un'attività a favore dell'Italia. Questo è un fatto estremamente importante perché da molti anni l'Italia, sia dal punto di vista culturale e sia dal punto di vista economico, è assente dagli Stati Uniti. Quindi sarà un modo per riconciliarsi con una storia che ci vede strettamente legati alla storia degli Stati Uniti che, come sappiamo, ha sempre avuto un ruolo di grande importanza. Naturalmente lo facciamo attraverso la comunità degli italiani all'estero della East Coast. Abbiamo un'organizzazione a Filadelfia che è rappresentata da oltre 1000 soci, presieduta dall'amico Pasquale Nestico, quindi abbiamo un punto di riferimento estremamente importante e abbiamo oggi sancito un'organizzazione nazionale che avrà almeno una quindicina di chapter e si ramificherà oltre che in Italia anche in Svizzera e in Germania. La cosa più importante di questa riunione è il fatto che vi è una condivisione soprattutto sull'aspetto volontaristico, filantropico ma anche progettuale. Noi vogliamo creare le condizioni affinché il sociale passi attraverso una progettazione seria e una fortissima partecipazione. Quindi noi ci concentreremo, oltre che con un fundraising e dei finanziamenti privati, anche nei rapporti con le fondazioni che esistono in Italia, a cominciare da Caripro. Questo soprattutto, ripeto, rivolto ai giovani. Molti dicono che fanno molto per i giovani, ma alla fine si fa ben poco, e soprattutto per creare anche un argine, diciamo, a questo esodo continuo, no, di giovani italiani all'estero. Quindi noi siamo anche perfettamente integrati sulla tematica legata alla nostra comunità all'estero, che ultimamente vedono un depauperamento, soprattutto sui temi legati alla cultura italiana e soprattutto alla presenza, no, culturale italiana. Gli Stati Uniti è un banco di prova importante, perché essendo un paese fatto di emigranti vi è una fortissima spinta più che l'integrazione e l'assimilazione. Noi, con la difesa della lingua italiana e la difesa di questi rapporti, vogliamo creare un modo per mantenere viva la nostra cultura, perché noi avremo a che fare e dovremo conciliare la nostra presenza europea, umanistica e latina con un mondo che verrà fatto praticamente, che verrà dominato nei prossimi anni dalla presenza, no, di Cina e India, con cui noi vogliamo dialogare. Quindi al nostro interno abbiamo anche organizzazioni che dialogano con il mondo giovanile di quei paesi.